Buongiorno e buona domenica. Allora, siamo nella seconda domenica di Quaresima. Ci stiamo avvicinando alla Pasqua. Vi ho detto così, dovreste avere già un po' immaginato questo che cos'è. Questo è il deserto della Giudea, dove Gesù è stato 40 giorni. Vedete, laggiù c'è il Giordano, più avanti c'è il Mar Nero. Ve lo immaginavate sabbioso? Un deserto? No, è roccioso, è roccioso. Voi siete stati mai in un deserto? Avete mai avuto modo di vedere? Sì, Gianni, sì. Voi ragazzi? No. Sandro c'è stato? Bene. Bene. Gesù è stato qui 40 giorni dopo essere stato battezzato e prima di cominciare il ministero. Slide. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. E dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. E il tentatore, avvicinatosi, gli disse: se tu sei il figlio di Dio, ordina che queste pietre diventino pani. Ma egli rispose: sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Allora il diavolo lo portò con sé nella città santa, lo pose sul pinnacolo del tempio e gli disse: se tu sei il figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto, egli darà ordine ai suoi angeli a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché tu non urti il piede contro una pietra. Gesù rispose: è altresì scritto, non tentare il Signore Dio tuo. Di nuovo il diavolo lo portò con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, dicendogli: tutte queste cose ti darò se ti prostri e mi adori. Allora Gesù gli disse: vattene Satana, poiché sta scritto, adora il Signore Dio tuo e a lui solo rendi il culto. E allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli si avvicinarono a lui e lo servivano. Matteo 4:1-11. Gesù è nel deserto e viene tentato. Viene tentato sul potere, no? Ti darò tutto. Viene spinto a rinnegare Dio. Stai dalla mia parte e prendi tutto tu. Un po' come il Re Leone, l'avete visto il film? Quando vanno sulla rocca, Simba e il padre gli dicono: tutto quello che è illuminato dal sole è tuo. E lo tenta su il tentare Dio. Mettiamo la prova a Dio. Dai Dio, se ci sei, tu oggi mi fai trovare il lavoro. Dio, se è vero che ci sei, io guarisco da questa cosa. Dio, se è vero che tu esisti, perché mi è successo questo? È stato tentato proprio sulle cose basilari sulle quali veniamo tentati tutti i giorni. Ma quello che mi sono chiesto, la domanda che mi sono fatta è: perché Gesù è dovuto andare nel deserto? Era una prova? Cioè Dio lo ha voluto mettere alla prova per vedere se Gesù, se davvero tu tieni testa al diavolo, e allora sì, puoi andare avanti con il ministero e tutto quello che già è stato detto nella Bibbia. Oppure ci è andato per rilassarsi? Della serie, ragazzi, mi aspettano 3 anni intensissimi. Devo guarire, devo moltiplicare pani, devo parlare davanti a tutti. Fatemi stare 40 giorni isolato, mi rilasso, gli angeli che mi massaggiano, mi sventolano. Perché Gesù è andato nel deserto? Prima vi ho chiesto una cosa. Vi ho chiesto se siete mai stati in un deserto. E la maggior parte di voi hanno detto no. Scommettete che ci siete stati? Gio? Solitudine, dipendenze, avidità, la povertà, le tentazioni, la paura, la rabbia, la natura che si ribella, le malattie, l'insoddisfazione, i tradimenti. Caspita, non è deserto questo? Non sono rocce queste? Noi viviamo tutti i giorni in un deserto. Noi nel deserto ci siamo nati
E ce ne andremo in un deserto perché sappiamo che la nostra gioia, la nostra felicità non viene da quello che è qui. Quindi avete visto, non vi siete accorti di aver fatto in realtà un viaggio. Questo è il deserto in cui viviamo noi credenti, ma il deserto anche in cui vive chi non crede. Ma allora perché Gesù ci ha avuto bisogno di andare nel deserto? Perché l'ha fatto? Gio, mi dai quell'altra? Infatti, non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi delle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. Ebrei 4:15. Gesù è andato nel deserto per noi. Ci è andato perché così non ci sentiamo soli. Quando cadiamo e chiediamo a Lui di aiutarci a rialzarci, sappiamo che lo stiamo chiedendo a un Dio che lo sa che vuol dire una tentazione. Lui non è caduto, perché è Dio, ma lo sa quanto forti siano e quanto attraenti siano le debolezze, le tentazioni. Lo sa. Quando gli chiediamo una mano per aiutarci a stare su, prima abbiamo cantato alzerò le mani finché la forza avrò, quando questa forza non ce l'abbiamo e abbiamo bisogno, Lui lo sa come aiutarci. Magari ci manda un fratello, di sicuro ci riempie del suo Santo Spirito, magari ci manda una parola di conforto o un aiuto proprio materiale, devo traslocare, ma aiutate materialmente a spostare le cose. Il Signore ci risponde, lo sa, proprio perché ci ha capito, proprio perché l'ha vissuto. A Lui simpatizza, cioè Lui conosce le nostre debolezze, perché è stato tentato come noi. Gesù, quando è andato nel deserto, era carne, era uomo, purché sempre Dio. Sicuramente avrà avuto fame, caldo, stanchezza, ma magari si era sentito anche solo. Lo sa che significano tutte quelle cose là. Gio, me ne dai i fumetti? Gesù lo sa tutte queste cose che sono. Ma su una cosa mi voglio soffermare. Vi avevo detto già prima, no? Noi siamo credenti, perciò se abbiamo un problema sappiamo a chi rivolgerci. Preghiamo, ci rivolgiamo a Gesù. Ma in questo deserto ci vivono anche tutte le persone che non credono, i nostri familiari, i nostri amici, le persone che incontriamo magari per caso, vivono tutto questo e non sanno a chi chiedere aiuto. Perciò il loro deserto diventa più una sabbia mobile in cui sprofondano. E allora, se noi abbiamo Gesù che ci aiuta, i non credenti chi c'hanno? Sapete chi c'hanno? Qualcuno che è proprio a un passo da voi, qualcuno che vedete sempre davanti a voi, è la persona giusta, è lei che può aiutare gli altri. Davanti a voi, chi è? Adesso ve lo dico io chi è. La persona che Dio manda per aiutare i non credenti in questo deserto è la persona che avete davanti. Chi c'hai davanti? Io. Alessandro. Io. Chi c'è? Chi manda Gesù? Io. Me stesso. Alina. Io. Chi manda se io ho un compagno che lo vedo triste, solo? Gesù manda a noi, non credenti. Manda noi. Noi siamo la persona più adatta. Nonostante siamo noi deboli, nonostante noi abbiamo bisogno, siamo anche forti, equipaggiati per poter sostenere gli altri. E guardate un po' la Bibbia, infatti, che cosa ci dice. Gio, mi dai l'altra? Tratterete lo straniero che abita fra di voi come chi è nato fra di voi. Tu lo amerai come te stesso, poiché anche voi foste stranieri nel paese d'Egitto.
Levitico 19:34. Non ci scordiamo, ragazzi, da dove siamo partiti e dove ogni tanto ritorniamo pure un po'. Siamo nello stesso identico punto dove stanno i nostri parenti, i nostri amici, le nostre persone che ci ruotano intorno, le persone che ruotano intorno a noi tutti i giorni e non hanno Gesù a cui chiedere. Noi eravamo lì, non ce ne scordiamo. Tendiamo una mano, regaliamo un sorriso, cerchiamo di essere di conforto. A volte basta semplicemente aprire un po' gli occhi e vedrete che le occasioni non mancheranno. Diamo soprattutto la speranza, quando parliamo, che ci sia ancora qualcuno che è disposto ad ascoltare, ad amare. Perché è questo che a volte fa più paura a chi non crede, che non c'è nessuno che possa amarlo. Lo sapete, no? Io lavoro in un bar e vedo tante persone. Come carattere sono tanto estroversa. Quando entra qualcuno dalla porta, già capisco se è una persona spiritosa, allora magari butto là una battuta sciocca e ci facciamo una risata. O se è una persona seriosa, impostata, vedo che va di fretta, magari neanche dico niente, mi limito a un buongiorno. E poi le persone che mi colpiscono sono quelle che mi sembrano triste, perse, con gli occhi persi. Quelle sono le persone che più mi toccano il cuore. E con loro, piano piano, cerco sempre un po' di rompere il ghiaccio, di fargli dire almeno una parola, di modo che per un secondo possano non pensare a quello che c'hanno, no? C'è stato un signore in particolare. Questo signore entrava, alto col suo cappotto lungo, serissimo, una faccia proprio, non mi piaceva all'inizio. Entrava, io gli dicevo buongiorno, lui le prime volte penso che neanche mi salutasse. Poi dopo ha iniziato a salutarmi, si è sciolto un po', e là ci salutavamo normalmente. Poi un giorno, nonostante io lo vedessi così serio, gli ho lanciato una battuta. Volevo scherzare con lui, e lui c'è stato. Ora questo signore entra e con me parla, scherza. Sono due volte che mi vede fuori, una volta ero al telefono e si è fermato, ha tirato giù il finestrino e mi ha dato voce, noi diciamo a Marta, no? Mi ha salutato, mi ha detto, ehi, che sta a fare qui di fuori, non fa niente? Un'altra volta mi ha trovato di fuori, l'altra volta mi ha trovato sempre fuori che pulivo. E c'era un signore anziano con lui, che già veniva al bar e ho capito che era il padre. Si è fermato, mi ha dato voce e è andato via. Il padre ieri è venuto al bar. Sentite che mi ha detto. È passato davanti alla cassa, io ero in cassa in quel momento. Io gli ho dato come sempre uno dei miei sorrisi, io sono fatta così. E lui mi ha detto... e gli ho chiesto, dov'è il ragazzo? Dove l'ha lasciato oggi? Mi riferivo al figlio. Mi ha detto, signora, con lei ci parla. Ha detto che è una persona solare, speciale, non lo so. Io non gli ho risposto. Non ho saputo che dire. Cioè... è una cosa da sottolineare e da notare che il figlio abbia parlato con qualcuno. Ma ragazzi, ma non è deserto questo? Se le persone notano un semplice scambio di parole, una risata, una battuta, un po' di confidenza, che due persone che non si conoscono si scambiano un secondo, cavolo, ma non siamo nel deserto? Perciò lo vedete quanto basta poco? Teniamo gli occhi aperti, perché basta veramente poco. E ricordatevi che è vero che ognuno di noi vive il proprio deserto, ognuno di noi ha i propri problemi, le proprie cose da fare, ma noi abbiamo Gesù. Quelli fuori non c'hanno manco Gesù. Perciò il Signore vi sta lanciando una sfida. Vi chiede di vivere in Quaresima con Lui, fino alla Pasqua. Ovviamente con la speranza che se uno si abita ad avere un comportamento lo possa mantenere. E la sfida è: tenete gli occhi aperti, guardatevi intorno, regalate sorrisi, cercate di scambiare parole con qualcuno, guardate chi in quel momento è triste, abbattuto e ha solo bisogno che magari voi gli date un buongiorno. No, non lo conoscete, ma che vi costa? Ragazzi, noi non lo possiamo sapere, no? E se noi fossimo un ponte fra quella persona che vive nel deserto e Gesù? Chi lo sa? Io sono pronta, sono prontissima che questo signore mi chieda o mi dica qualcosa sul fatto che sono diversa dagli altri, che nessuno... Io sono prontissima a lanciargli il motivo del perché amo così tanto le persone. Vi rendete conto che cosa? Potremmo essere noi il ponte fra chi non crede
E Dio. Joe, mi dai la prossima. Penso che non ci sia riassunto migliore di questo. Ama il tuo prossimo come te stesso. Matteo 22:39. E il mio prossimo non sono soltanto i miei familiari, per cui è giustissimo pregare e essere presenti, i miei amici, per cui è giustissimo pregare e essere presenti, ma anche la persona che mi sfiora durante il giorno, o le persone che vediamo tutti i giorni perché fanno le stesse, hanno la nostra stessa routine. Joe, accetta la sfida di Dio per questa quaresima. Osserva chi hai vicino e dagli sollievo dal deserto in cui si trova. E ricordati che potresti essere un ponte fra lui e Dio.